Ciao brava gente, allora oggi facciamo un piccolo tutorial divertente. Non so a quanti di voi manca campo minato, ma a me manca tantissimo, non c'è preinstallato in Windows 10, è un casino. Allora, oggi immaginatevi la situazione, un bel monitor, magari state usando la televisione, un 50 pollici, vi sedete in poltrona dove di solito guardate i film. Ovviamente non ti porti la tastiera dietro, poi magari in tanti casi hai collegato il portatile alla televisione. Quindi ci ricolleghiamo al video dove ho fatto vedere come attivare la dittatura vocale in Windows 10, che in questo caso viene davvero comodo. Oggi la userò semplicemente per vedere come fare per impostare il computer in modo da usarla. Vi metto il video nella scheda in alto e comunque il link in descrizione. In descrizione troverete anche il link di questo sito se volete andare a colpo sicuro. Diversamente, se volete giocare un po' con la dettatura vocale, potete fare come faccio io adesso. Allora, io la dettatura vocale l'ho già impostata, sono sulla mia poltrona, immaginatemi. Voglio giocare a campo minato. Quindi cosa faccio? Vado a cliccare su questa, su quest'icona che mostra il disegnino della tastiera. Si apre la tastiera a schermo. Attivo il microfono, adesso non l'ho ancora attivato. Dal momento che attivo, dico le parole che voglio cercare su Google. Ah, qui così mi dice che l'ultima cosa che ho fatto non è stato selezionare un campo dove si può inserire il testo. Quindi, in caso di questo errore, meno male che l'ho fatto, così vediamo un caso particolare. Clicco dove può essere inserito un testo, poi attivo il microfono. Campo minato gratis online. Ecco, vedete, ha scritto quello che ho detto, quindi io sono con il mio mouse wireless in poltrona e ho scritto agevolmente a schermo. Quindi adesso mi metto in una posizione di cercare, quindi cerca con Google, clicco qua. Qua, come vedete, il colore è diverso perché io sono già andato su questo sito, ma comunque vi metto questo collegamento in descrizione. Clicchiamo qua e ci troviamo dove c'è il gioco. Allora qui c'è altra roba, c'è un video magari di dimostrazione, non lo so, io l'ho guardato, non l'ho guardato. Qua è aperta la mia ultima partita, però avevo già fatto un upgrade perché se voi andate su questo sito vi trovate in questa configurazione qua. Quindi partite da un livello base. Allora, alziamo di un livello, giusto per divertirci un po'. Ci sono 40 mine, adesso vediamo. Per chi non sa le regole di campo minato, nei primi passaggi le dirò chiaramente. Quindi praticamente, se io clicco qua, ok. Allora, cosa vogliono dire questi numeri qua? Vogliono dire quante mine sono contenute. Prendiamo in considerazione quest'uno qui, ok? Allora, 1 significa che in questa casella, nelle caselle adiacenti, si trova solo una bomba. Difatti qua non c'è, qua non c'è, qua non c'è, qua non c'è, qua c'è, qua non c'è, qua non c'è e qua non c'è. Quindi ci sono 3 più 3, 6 più 1 e 1, 2 fanno 8. Ogni numero dice quante bombe ci sono nelle caselle adiacenti. Quindi se qua c'è 1, e l'unica casella che non è scoperta in questo momento è questa qua, significa che la bomba è qui. E schiaccio il tasto destro. Quest'uno è soddisfatto da questa, quest'uno è soddisfatto da questa. Questo 2, le caselle adiacenti sono queste. Ok? Quindi inevitabilmente se qua ce n'è già una, qua ci deve essere la seconda. Poi questo 3 dice che ci sono 3 bombe nelle caselle adiacenti che sono queste. Quindi 1, 2, l'unica altra opzione è questa. Questo 2 è già soddisfatto da questa e da questa, quindi inevitabilmente qua non c'è. Quest'uno è già soddisfatto da questa, quindi qua non c'è. Qua non c'è, scusatemi. Ah, ecco, beh, abbiamo visto una cosa. Se tu hai un dubbio, tipo ad esempio, prendiamo qualcosa di più certo, quindi qua inevitabilmente è questa e la metto. Però se non sono sicuro, con un secondo clic sul tasto destro posso mettere il punto interrogativo e rimandare la decisione a dopo. Non è il mio caso, quindi di nuovo tasto destro e pulisco. Qui c'è un 1 che mi dice che di sicuro qua c'è.
questo è soddisfatto, questo è soddisfatto. Questo 2, l'unica possibilità che ha di avere due bombe vicine è che ce ne sia una qua. Quest'uno è già soddisfatto da questa, quindi qua non c'è. Quest'uno, l'unica casella adiacente che ha è questa. Quindi questo 2 mi dice che 1, 2 è soddisfatto, in queste due non c'è la bomba. Difatti si sono aperte. Quest'uno mi dice che qua c'è. Quest'uno è soddisfatto, quindi qua non c'è. Adesso proviamo a entrare qua sotto. Quindi questi 1 tutti messi così dicono che qua c'è la bomba. Adesso comincio a accelerare, le regole ve le ho spiegate, quindi andiamo avanti. Quest'uno è soddisfatto, quindi qua e qua non c'è. Quest'uno è soddisfatto, quindi qua non c'è. Questi 1 mi dicono che qua c'è. Quest'uno è soddisfatto, quindi qua non c'è. Quest'uno mi dice che in queste due non c'è. Questo 2, una e una 2, è soddisfatto, quindi qua non c'è. Questo 3, l'unica possibilità che ha di averne 3 intorno sono queste, quindi qua e qua c'è. Questo 4, 1, 2, 3, l'unica altra opzione è questa. Questo 2 è soddisfatto da queste due qua, quindi qua non c'è. Quest'uno mi indica che nell'angolo c'è. Questo mi dice che è soddisfatto da questa qua, quindi qui e sotto non c'è. Quest'uno, l'unica possibilità è questa. Questo 2, le uniche possibilità sono queste, quindi 1 e 2 e c'è. Questo 3, 1, 2 e 3, è soddisfatto, quindi qua non c'è. Poi entriamo di qua. Quest'uno è soddisfatto qua, qua non c'è. Quest'uno inevitabilmente è qui, questo è soddisfatto da questa, quindi qua non c'è. Questo 2 può solo essere qua, quindi qui c'è. Questo 2 è soddisfatto da queste due, quindi qui così c'è e soddisfa anche l'altro. Qui c'è un problema, perché 1, 2, 3, 4, 5, quindi questo 4 qua non mi dice niente su come andare avanti qui. Però questo 2 mi dice che può avere questa e questa per soddisfarsi. Questo 2 è soddisfatto da queste due, quindi qui non c'è. Allora, entriamo. Ogni volta che ti trovi di fronte a dover giocare d'azzardo in campo minato, bisogna spostarsi. Quindi quest'uno ce l'ha qua. Quest'uno mi dice che qua non c'è. Questo 2 mi dice che è soddisfatto, quindi qua non c'è. Vediamo un po'. Quest'uno è soddisfatto, quindi qua non c'è. Questo 3, l'unica possibilità che di avere tre bombe è 1, 2 e 3. Questo 2 è soddisfatto da queste due, quindi in questi tre qua non ci sono bombe e difatti si sono aperti. Questo 2 è soddisfatto da queste, questo 2 è soddisfatto da queste, quindi in queste tre qua non ci sono bombe, 1, 2 e 3. Quest'uno mi dice che qua c'è, quest'uno mi dice che 1, 2, 3 e 4 caselle non hanno bombe. Quest'uno mi dice che qua c'è. Questo 2 mi dice che le uniche due possibilità sono questa e questa, e qui ci sono le bombe. Questo 2 è soddisfatto, quindi qua non c'è. Adesso entrare qua dentro è un problema. Vediamo un po' come fare. Questo 3 ha 1, 2 e l'unica altra opzione è questa. Questo 3 è soddisfatto da 1, 2 e 3, quindi qua non c'è. Questo 2 è soddisfatto da questa e questa, quindi qua non c'è. Quindi questo 4, l'unica possibilità che ha è 1, 2, 3 e 4. E idem questo, specularmente. Questo 3 è soddisfatto da 1, 2 e 3, quindi è la controprova, poi non c'è. Questo 3 qui, 1, 2, l'unica altra opzione è questa, che soddisfa anche questo 2. Questo 3 qua, 1, 2 e 3 è soddisfatto, quindi qua la bomba non c'è. Andiamo più su. Quest'uno mi dice che qua c'è, quest'uno mi dice che qua non c'è. Questo 2 e questo 2 mi dicono che qui c'è. Qui, siccome c'è un 1 e ce l'ha già qua, qua non c'è. Quest'uno qua mi dice che è soddisfatto con questa, quindi qui in queste 3 la bomba non c'è.
Allora, qua boh, è un ragionamento già complesso, non ho voglia di farlo. Entriamo da qui. Qui c'è un 1 che dice che qua c'è. Qui c'è un 1 che dice che qua c'è. Questo 2 è soddisfatto da queste, quindi qua e qua non c'è. Questo 3. L'unica possibilità che ha di avere tre bombe intorno sono 1, 2 e 3, quindi qua c'è. Questo 3, 1, 2, 3 è soddisfatto, quindi qui e qui non c'è. Questo 2, l'unica possibilità che ha è questa, e quindi qua c'è la bomba. Quest'uno, siccome è soddisfatto, mi dice che in queste 3 non c'è la bomba. Qui c'è un 1 e qua c'è la bomba. Qui c'è un 1, è soddisfatto, quindi qua non c'è. Qui c'è un 2 che ha solo come unica possibilità questa e questa. Quindi le bombe sono lì. Entriamo da qua. Questo 2, l'unica possibilità che ha è questa. Quindi così. Qui c'è l'1 e conferma. Quest'uno è già soddisfatto da questa, quindi qua non c'è. Vediamo un po'. Allora, qua è un casino. Qua forse tocca andare di fortuna. Vediamo un po'. Sì, altre soluzioni non ci sono. Proviamo un po' a vedere. Questo 2 potrebbe essere questa, questa o questa. Quest'uno potrebbe essere questa, questa o questa. Quest'uno potrebbe essere questa, questa o questa. Ah, si entra da qua. Questo 2, l'unica possibilità che ha sono queste, quindi qua così c'è la bomba. Questo 2 è soddisfatto, quindi qua non c'è. Quest'uno, l'unica possibilità che ha è questa. Questo 2 ce l'ha già e qui vinciamo il gioco. Notate come cambia l'icona qua. Ecco, abbiamo vinto il gioco, l'abbiamo finito. Bene, ovviamente non credo che molti di voi siano arrivati al fondo per vedere, però se siete arrivati al fondo avete visto un pochettino come far. Cioè, è quasi, una volta che capisci come muoverti è quasi impossibile non finire campo minato. Non lo finisci se ti va di sfiga che all'inizio clicchi per aprire e clicchi subito su una bomba. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Non so se sono riuscito a farvelo notare, però la comodità della dettatura vocale apre nuovi orizzonti nel modo di usare il computer, perché basta collegare un laptop o un fisso a una bella TV. Metterti in poltrona con un mouse wireless, tu clicchi in un campo di inserimento del testo, dici a voce cosa vuoi scrivere e sei a posto, non hai bisogno anche di una tastiera wireless. Ciao, brava gente, alla prossima!